fuori gioco, fuori gioco. Vabbè, fuori si va per dire. Fuori gioco, fuori gioco. Era fuori gioco netto. Infatti, anche io. Sì, sì, fuori gioco strano che non abbia sbandierato prima, almeno credo proprio, lui dice che non ha sentito. Fuori gioco netto, assolutamente, quindi non c'è neanche gol annullato. Non c'è gol, scusate, ma io... Vabbè, nel dubbio, hai visto, cioè... I tifosi del Milan si augurano che tu abbia fatto le prove generali. Ecco. Calecon. Oh! Che gallo! No, incredibile! Ci credo. Mamma mia, cosa ha combinato Tatarusano, blocca il pallone, cade a terra, perde la palla e il giocatore della Fiorentina mette dentro. Duncan, Fiorentina in vantaggio, Duncan. Errore madornale di Tatarusano, una papera clamorosa. Ha la palla in mano. La combinata grossissima. Quello che forse è stato l'eroe del derby diventa in questo momento l'uomo in meno del Milan a Firenze. La combinata, ragazzi, blocca la palla Tatarusano, poi cade a terra, perde il contratto, il controllo e sotto misura Duncan mette dentro. Sì, c'è anche dorme. C'è anche... No, lui fa una roba assurda, il portiere fa una roba assurda, però Gabbia si addormenta. Colpo di testa di Vlahovic. Adesso è un momento molto delicato per il Milan, perché in questo momento la la botta l'ha accusata. Gran tiro che slalom di Leao, salta tre giocatori della Fiorentina, poi esplode un gran destro destinato a terminare sotto la traversa, ma è bravo Terracciano, i riflessi, alza la palla sopra la traversa. Leao! Diagonale deviato. Non so se l'ha toccato o no Terracciano, ma sì invece, sì. Perché si riparte da un calcio d'angolo. Milan che sta reagendo, a parte il gol, mi sembra che stia comunque dominando la partita. Gol, onestamente, questo sì. Attenzione, Leao! Controlla bene un pallone. Leao, ragazzi, è poi veramente in questo il momento il trascinatore della squadra. Buona, si gioca, Chiara, si gioca. Chiara, avanza, cross in aria. Ibra! No! Ibra sotto misura di testa, diagonale, Ibra. Non inquadra la porta, un gol clamoroso. Attenzione qua, Saponara gol al 91esimo, al 46esimo. E questo è il calcio, ragazzi. Milan che ha subito il primo gol, poi ha reagito, meritava senz'altro il pareggio e forse qualcosa di più. E adesso invece va sotto di due reti per il gioiello dell'ex di turno, Saponara, palla all'incrocio dei pali a giro. Grandissimo gol. Cosa sta male, Chirico? La coppia di gufi bianconeri. Ragazzi, qua stiamo gufando ovviamente il possibile. Perché Milano chiama, Torino risponde. Avete fatto entrambi lo stesso verso. Sai, le speranze non sono l'ultima a morire. Gol di Saponara, veramente meraviglioso, da fermo. Per far arrabbiare il basso. Comunque ha segnato a 2 secondi dalla fine del recupero. Gran gol. E dopo che il Milan aveva assediato per 10 minuti consecutivi la porta. Il risultato più bugiardo non si era mai visto. Rimessa Milan vai Tiziano. Leao. Dai vai. Ibra, poi prova il tiro che si è ribattuto. Ancora che si... Leao! No! Tiro a girare appena alto sopra la traversa. Non si devono sbagliare tutti i gol, ragazzi. Ma non è possibile. Attenzione, Vlahovic! Vlahovic! Gol! Salta! 3-0. Ho capito, guarda. Qua è contropiede. Ho capito. Italiano. E la Fiorentina la chiude con Dusan Vlahovic a un'ora di gioco. 3-0. 3-0 con Dusan Vlahovic. Beh, insomma, l'avevamo detto, il Milan ha fatto certe scelte, il rischio era quello di prendersi l'imbarcata e imbarcata sta arrivando. Quello era... Però ragazzi, ci stava 3-0, Vlahovic, ci stava da capire solo la posizione di partenza, ma... Sembrava regolare, ma Vlahovic ha fatto comunque tutto perfetto, tutto bene. Non era facile, perché poi per scartare il portiere si è allargato molto e l'ha messa a mezza altezza. Sì, l'ha messa da una posizione straordinaria, difficilissima, ha fatto un grande gol, Ibra! Vabbè. Fa tutto lui. Ibra gol! Cominciamo a riaccorciare. Si riapre. 61-24, Ibra gol. Che polli per avere la riapre Ibrahimovic anche in questo caso. Un altro regalo, questa volta è della difesa della Fiorentina.
che perde una pallaccia tra Terracciano e Buonaventura. È Buonaventura che sbaglia. Hernandez, Hernandez. Gol! Gol! Colibra! Colibra! Mezz'ora per Colibra! Mezz'ora! Bravo Terracciano. Colibra! Se la vinci. Colibra, 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 assist di Dio. 2 a 3. La doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Teo! Cosa fai, Teo? Teo! 4 a 2 per la Fiorentina. Una cavolata di Teo Hernandez. E si avventura in un dribbling in area, lo perde e consente al giocatore della Fiorentina, Vlahovic, di mettere a segno con un sinistro raso a terra il 4 a 2. Una sciocchezza, mettiamola così, va. Diciamo che Natale è arrivato un po' prima in casa Milan. Ma abbiamo fatto dei bei regali, eh. E Nico Gonzalez è uno che è un mastino, eh. Scusa, però cerchiamo di... Sì, sì, è vero, è vero. Anche quello è stato un bel regalo. Diciamo due regali a uno, mettiamola così. Sei primo lo stesso, guarda. No, due regali a due, niente, perché sono incazzato come dai, ne ho persi di più io di te quest'anno. Primo gol, Tatarusa. Non me ne frega niente. Poi questo ultimo. Dici la Fiorentina, direi. Non è finito niente. No, 2 a 1 al contrario. E va bene, Milan che ci ha provato, ci ha provato il Milan e adesso è stato punito ancora da Dusan Vlahovic, questa volta l'errore... Sì, ma te Hernando ti ha fatto una cavolata enorme. Di te... Guarda, palo, gol! Gol! Autogol! No, gol di Ibra, no? Autogol! Palo, autogol. 4-3! Autorete per il 4-3, probabilmente... Guardate cos'è quell'errore che ha fatto il signor Lea, il signor Teo. Certo. Finita, Fiorentina batte Milan 4-3. Pazzesco. 4-3. L'elenco lungo dei gol: 15esimo Duncan, 46esimo Saponara, 60esimo Vlahovic, 3-0. Poi la parziale rimonta del Milan: 61esimo Ibrahimovic, 67esimo Ibra, e poi l'85esimo Vlahovic, 4-2. E infine l'autorete di Venuti, 4-3 per i Viola. Ulteriore dimostrazione, a proposito di quella che si diceva nella partita precedente, quanto possa incidere la consistenza del reparto arretrato, la solidità del reparto arretrato. Perché tu puoi giocare anche una splendida partita, ma però se ci sono errori madornali da parte del portiere e dei difensori, finisci per perderla, anche se paradossalmente hai giocato una delle migliori partite del campionato.